Ma neanche io a 53 anni me lo metterei una cosa del genere. Ma bellissimo. E di questi arrendi certi minuti. Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Come sapete bene, parliamo di fashion inspirations e quindi tutti i vestiti che ci sono sul mercato che possono essere un'alternativa per come vestirci. Oggi siamo un'altra volta con un'altra try on haul. Questa volta, siccome l'estate si avvicina, in teoria, in pratica non è così, a giudicare dal tempo, ma annullate le mie parti, ma l'estate si avvicina, siamo comunque ancora nella primavera. Ho pensato di fare una try on haul di alcuni vestiti, così vi tengo compagnia. Vi volevo dire prima di iniziare che vi ringrazio tantissimo del supporto, che lo apprezzo tantissimo, e vi volevo ricordare, se non l'avete fatto, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella per ricevere gli aggiornamenti quando pubblico gli aggiornamenti, ok? Quindi iscrivetevi e noi iniziamo con questa Zalando try on haul. Allora ragazzi, questi sono i goodies che sono arrivati, quindi tutta la merce che è arrivata, e noi iniziamo, vi dicevo che sono tutti vestiti, quindi iniziamo dal primo, che è quello che ho addosso. Allora ragazzi, volevo iniziare con questo primo vestito qui. Allora, questo primo vestito, che non è la mia taglia, è una taglia in più, 44, questo penso perché la 42 non c'era, però vi volevo sempre dare, diciamo, questo suggerimento di questo vestito. Allora, a me piaceva perché innanzitutto già dall'immagine della modella era leggerissimo, mi piaceva il colore, mi piacevano le stampe che sono un po' tipo snake, un po' tipo animali, mi piacevano qui i dettagli di queste specie di raffo, finti rasso, secondo me le maniche sono eccessivamente larghe, se vedete qua, un pochettino troppo, secondo me qualcosa di meno, anche perché poi qua dovrebbe andare più ad allargare, mentre qua poteva essere più stretto, tipo una roba così, secondo me era meglio, però volendo anche questa non è male. Vedete qua i dettagli che sono qui e qui. Allora, è uno di quei vestiti che non mi piacciono perché è wrap, finto wrap, perché poi se vedete qua il vestito è unico, soltanto che qua ci sono le arricciature, per questo è tipo una specie di finto wrap, però, e si vede che è leggermente largo perché doveva essere leggermente stretto, però ragazzi, tutto dipende anche dalla dimensione del seno che voi avete, perché questo vestito qua in generale, sebbene sia una taglia in più, non è eccessivamente largo su di me, guarda che c'è qua. Quindi, non lo so, considerate quali sono le vostre misure quando lo prendete. Questo era You Collection by Forever Unique, vestito estivo pink, ed era in taglio 44. Allora, io l'ho preso che era 74,95, mentre adesso controllavo sul prezzo, è già salito a 99,99. Quindi vuol dire, insomma, non so, hanno fatto questo tipo di modifica. Comunque, ragazzi, allora, questo qua secondo me è perfetto. Innanzitutto ha una bellissima lunghezza, perché lo possiamo abbinare a questo punto con scarpe ginnastiche se lo vogliamo fare un pochettino più diciamo comfy, ma anche e soprattutto con scarpe col tacco. E ragazze, secondo me questo è perfetto perché copre qualsiasi difetto, quindi guardate che c'è qua, la linea rimane abbastanza morbida, anche se qua non è elasticizzato, cosa che secondo me non sbagliate perché qua ci devono mettere un elastico, la linea rimane abbastanza morbida, copre qualsiasi difetto, quindi non si vede assolutamente niente se avete un pochettino di pancetta o quant'altro, considerando quanto stiamo mangiando per la quarantena. Questo qui è come sembra di dietro, quindi vedete che ha, secondo me, un effetto, non è proprio flattering perché ovviamente non stringe, quindi non stringendo diciamo è quello che è, però non è nemmeno completamente a slargare, vedete che ha una E-line, ha una forma, una figura che segue, e qui comunque è positivo il fatto che ci sia questa parte che è tutta arricciata perché stringe, no? E quindi se soprattutto avete, quello che io non ho, un seno molto, molto abbondante, secondo me questa potrebbe essere un'alternativa. Se non l'avete, pace ragazzi, perché insomma anche noi possiamo permetterci ogni tanto i wrap, non tutti, ma ogni tanto qualche uno sì, e secondo me questo, devo dirvi ragazzi, è una buona alternativa. Okay? Quindi alternativa numero 1, questo vestito qua, fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo io vado avanti all'alternativa numero 2. Allora ragazze, dunque questo qua è il nostro secondo modello. Allora, questo qui che vi leggo, Ruffleham Wrap
dress. Sono ruffle hem perché vedete qui sotto praticamente doveva essere leggermente più a sirena, però vedete che ha tipo questa specie di ruffle. Allora mi giro un secondo. Ruffle hem e wrap dress, perché qua c'è tipo un qua ragazzi c'è qua, c'è un buchetto qui sopra in alto da qualche parte, qui penso, dove si, i lacci si girano e così vi mettete del vestito scoperto. E questo qui è la taglia S. Allora, allora, sicuramente come modello devo dirti mi piace il modello, il fatto di avere un wrap dress che direttamente sta addosso soprattutto nella parte del seno. Secondo me hanno creato il seno in maniera un filo troppo aderente, perché ragazzi questa qua è S, normalmente io sarei una M e già di S il seno è abbondantissimo, è così abbondante che le spalline sono tirate su. Cosa positiva, adjustable straps, cioè questo qui vedete che da dietro li potete aggiustare e tirano una meraviglia. Allora, cosa che vi devo dire rispetto a questo vestito, dunque, che mi piace la parte, diciamo, che, tu ti, che uno si può aggiustare da solo e quindi qua che c'è il buchetto in cui passa il filo e dietro si allaccia. Mi piace, come vedete, questa cosa qui a portafoglio, quindi il sistema, diciamo, a portafoglio, per cui uno sopra l'altro, tipico del wrap dress, però mi piace perché qua è tipo tutto più o meno ruffled. La stoffa! Non lo so ragazzi, la stoffa me la sto ancora pensando in realtà, se mi piace o non mi piace, non ve lo so dire ancora in questo momento. Allora, la stoffa è morbida, la stoffa è comoda e la stoffa è abbastanza leggera, non è forse il mio materiale preferito, non credo, però sicuramente è una stoffa decente. Allora, il prezzo è secondo me forse un po' esagerato rispetto al materiale e rispetto anche a come sto tagliato, perché 76,45, quindi ragazzi, non lo so, secondo me probabilmente, quindi ragazzi, non lo so, secondo me 76,45 potrebbe essere eccessivo per questo materiale qui. La stoffa, tra le altre cose, non dice niente di che nel senso di, in termini di print, forse è più buona in termini di effettiva stoffa e materiale che altro. Comunque vi faccio vedere, forse è più buona in termini di effettivo materiale che altro. Comunque vi faccio vedere, questo è come sembra davanti e questo è come sembra di dietro, e quindi abbiamo questo qui è come sembra di dietro, ragazzi, che vedete qua tutta la parte di sotto, quindi praticamente poco sopra il ginocchio, che taglia, e vedete che taglia in questa maniera qua, che va leggermente poco poco ad, ad allargare. Allora ragazzi, quando l'ho visto in realtà no, perché non sembrava necessitasse di questo, ma io direi possiamo provare a spice it up un pochettino questo dress, cioè a ravvivarlo un pochettino, e questa sarebbe la mia idea. Non giudicate, guardate prima. La mia idea è di usare questa cintura qui, che è una cintura enorme, avorio, secondo me ci potrebbe anche stare qui sopra. Vediamo come va. Allora, la possiamo anche, volendo, questa qua è sempre, l'ho presa di su Zalando, stavo guardando le cinture, giusto? Soprattutto le cinture con i vestiti sono importantissime, perché quando un vestito non va lo possiamo aggiustare così, ok? Questa qua la possiamo mettere, la possiamo mettere qui sopra, che non fa danno a nessuno. Ecco, questo sarebbe l'effetto, l'effetto, aspettate, mettiamo qui dentro un secondo, ok? Questo sarebbe l'effetto di questa cintura sopra questo abito. Che cosa ne pensate? Perché effettivamente con la cintura sarebbe più questione di trainers qui che probabilmente heels, non so. Questa cintura non è che mi convince, non è che mi convince da essere abbinata su sui tacchi, però insomma ho pensato a questa alternativa. Ecco, fatemi sapere cosa ne pensate voi, così decidiamo insieme. Questo comunque ragazzi era il vestito numero 2, fatemi sapere cosa ne pensate, fatemi sapere se voi lo mettereste, se avete abiti simili. Devo dire, forse la stoffa, sto cambiando opinione, forse la stoffa mi piace più di quello che pensavo. Ancora un po' troppo per 76 euro secondo me, un po' troppo. Allora ragazzi, questo era vestito numero 2, andiamo a vestito numero 3. Allora ragazze, per questo terzo numero, non lo so, mi è successo qualcosa, mi sono andata del tribale. Allora, in realtà, no, sì, questa è la mia misura, quindi non so, non conviene nemmeno prenderla un'altra, una misura più piccola, perché ragazzi, se faccio così, no,
che proprio è aderisce, 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 se la prendo troppo piccola, quello che succede è che ovviamente qui diventa troppo stretto, insomma, quindi un minimo di vestibilità ce lo deve avere. Allora, per questo motivo, tipo Africa rossa, tutto chiuso. Allora, questo qui è... questo qui è questo qua, Paisley Pussy Bow Midi vestito. Allora, per essere midi effettivamente non è tanto midi, perché, oddio, non lo so ragazzi. Allora, vedete che dovrebbe essere secondo me qualche centimetro più corto. Poi, cose positive, la vestibilità qui, no? Allora, questo qui è un intero pezzo di stoffa che hanno aggiunto in modo che faccia qui delle cose sui lati. Secondo me lo devono fare partire da qui, però, perché farlo partire da qui non ha tanto senso. Troppo, secondo me è un po' troppo basso. Lo devono fare partire da leggermente più sopra. Ragazzi, come vestito, qua l'ho preso 62,95 e l'ho preso 62,95 e quando l'ho visto adesso sul website lo danno già a 67. Allora ragazzi, mi piace l'aristocrazia del vestito, intendo queste maniche qui, questi polsini, questi due bottoncini. Mi piace il fatto che abbia tutto dei bottoni, se vi riesco a far vedere, lungo tutta questa riga corrono dei bottoni che sono a scomparso perché sono tutti coperti, e questo mi piace. Mi piace il fatto che lateralmente abbia questo. Secondo me è un filo troppo coperto. Ragazzi, però la stoffa mi piace tantissimo perché non è plissettata, ma è tipo un finto plissettato. Se voi vedete qua, se mi avvicino magari riuscite a vedere, c'ha diverse sfumature di colore di background. E non so ragazzi, mi richiama dei... Questo colore in generale mi piace. Secondo me, vi ripeto, è un po' troppo chiuso, però il materiale, la stoffa di questo vestito mi piacciono tantissimo. Mi piace il colore. Non lo so, è molto, molto elegante, molto aristocratico, ma anche un po' molto da church, molto da chiesa, secondo me. Questo non è un vestito necessariamente che possiamo mettere tutti i giorni. È molto chiuso, accollato qui, e non so esattamente perché il vestito era bellissimo. Non lo so, secondo me qua questa struttura qua lo fa un po' troppo accollato. Ci voleva qualcosa di un pochettino più morbido. Soprattutto di sopra, e forse qualcosa più scoperto, non so ragazzi. Però diciamo, come vestito non è per niente male, vi devo dire la verità, a me piace. Non so come sembra, magari non sembra così tanto buono, ma a me piace, mi piace questo qua soprattutto, probabilmente. Non lo so, mi piace il taglio, mi piace il materiale, mi piace un sacco di cose questo vestito. Vi faccio vedere come sembra di dietro. Quindi questo è davanti, e vedete qua c'è qualche problema, perché secondo me questa parte qua l'hanno fatta un pochettino troppo larga, forse qualche cosa. Forse non è che l'hanno fatto troppo largo, ma ragazzi, qua stringe, c'è un punto in cui stringe qui sopra, e quindi magari fa questo effetto per via di quanto l'hanno stretto lì. Quindi questo è come veste davanti, questo ragazzi è come veste almeno di dietro. E non so, allora ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, perché io sono rimasta dispiaciuta un po' da quanto accollato sia, ma sicuramente positivamente colpita dal materiale, dal tessuto, sia dai motivi del tessuto, sia dalla stampa del tessuto, motivi stampa, sia dal colore. Non lo so ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Allora ragazze, questo è il nostro ultimo abito, che a me personalmente piace tantissimo. Ma che stai dicendo? Mamma, lo so, ma secondo me è bellissimo. È orrendo. È orrendo. Ma ascoltami, scusami, eh. Allora, è un abito elegante, giusto? Elegante, coperto, con la spacca. Posso dire una cosa? Vai. Coperto quanto una monaca di clausura. Allora, quello là rosso non ti piaceva perché era troppo coperto. Questo qua almeno ha un po' di cleavage. Orrendo. E poi ha pure l'afol qui, che ti fanno... Ma neanche quando io avevo 20 anni si usava una cosa del genere. Sono ritornata indietro. Ma secondo me è bellissimo, veramente. Convinta tu, io non me lo metterei allora, neanche io alla mia età. Allora ragazzi, fateci sapere poi la vostra opinione, ok? Qua c'è una disputa in corso. Secondo me questo abito è bellissimo, è letteralmente bellissimo. Ha puffed, la scollatura qui, che non è esagerata, la scollatura qui, ha la scollatura di dietro con la cerniera. Secondo me, guarda, quella cosa, quell'apertura sulla schiena ce l'aveva una mia camicetta che sono andata ad un matrimonio nel 1982. Ma è bellissimo! Va bene, ok, secondo me non capisci niente, va bene. Allucinante, non si può sentire.
Allora ragazzi, fateci sapere la vostra opinione, va bene? Fateci sapere la vostra opinione, perché qua abbiamo una disputa su un vestito, abbiamo sicuramente una disputa, quindi aspettiamo di leggere i vostri commenti. Fateci sapere i vostri commenti. Vabbè, possiamo andare? Sì. Ciao ragazze, ed ecco Dulcis in fondo con questo ultimo abito. Allora, ho ricevuto critiche negative su questo abito, ma vi devo dire la verità, a me piace tantissimo. Questo qui, lasciatemi leggere, è Topshop Twist Front, vestito estivo yellow, è taglia 42, io l'ho preso 43,15 euro. E ragazzi, stavo pensando di abbinarci questi orecchini qua. Se ce la faccio, ok. Questo è uno, che secondo me ci stanno anche benissimo. Magari la seconda collana no, ma questi orecchini qua ci stanno benissimo, ragazzi, secondo me. E allora guardate, innanzitutto è un vestito, quindi è un vestito. L'unico problema che c'è qua è leggermente ai laterali, perché i laterali fanno questo difetto qua, quindi questo qua devono essere tipo per probabilmente fianchi più larghi, ma qui è troppo spigoloso per andare. Hanno questa spacca qui che è abbastanza alta, ma copre tutto quanto. Hanno poi questo qui che fa tipo whoosh e quindi aumenta notevolmente il seno. Poi vi faccio vedere, ragazzi, qua hanno l'elastico, quindi che succede? Che io la posso mettere così e fare manica lunga, ok? Che fa quindi un po' di puff qui e un po' di puff, soprattutto se faccio così, un po' di puff così, oppure posso tirarlo su, non so ragazzi, non ho ancora deciso, forse meglio giù, leggermente, e in modo tale che qua mi viene un leggero effetto puff qui sopra, perché c'hanno dei raffo qui. Allora ragazzi, questo vestito qua, che vi faccio vedere, quindi è così davanti, che ha soltanto questi due difetti piccolissimi qua, poi di dietro ha questa spacca e qui c'è una cerniera per cui la potete inserire tranquillamente così. Allora, mi piace tutto di questo vestito, se devo essere onesta. Mi piace come è tagliato, mi piace questa spacca qui che non va a scosciare da nessuna parte, ma va a tagliare davanti dritta. Mi piacciono le maniche, devo dirvi, anche se avrei preferito probabilmente non un elastico, ma qualcosa di più raffinato, di più sofisticato. Forse un polsino che si poteva mettere qua o si poteva salire qua, non so, non ho pensato bene ancora. Ma mi piace tutto, mi piace il colore, mi piacciono i motivi, secondo me questo è perfetto. Perfetto per una giornata di primavera. Non so se sono ritornata io negli anni 30 o se è veramente così. Fatemi sapere cosa ne pensate. Però con questo vestito noi chiudiamo questa try on haul. Ragazzi, secondo me questo qua è perfetto. Probabilmente è il mio preferito di questo. Il primo, quello rosa, mi piaceva anche. Mi piace quest'ultimo. E mi piace quella fantasia retro africana del penultimo che abbiamo visto. Quindi sicuramente questa, non lo so ragazzi, sono probabilmente i miei vestiti preferiti finora, i miei vestiti preferiti. Allora ragazzi, spero che vi siate divertiti, vi ringrazio il supporto, non dimenticate di iscrivervi al canale e di supportare il canale, commentatemi, fatemi sapere che cosa ne pensate, se sono io antica oppure se questi abiti vi piacciono anche a voi, fatemi sapere, noi ci vediamo alla prossima!